Buongiorno a tutti, io sono l'avvocato Federica Brutti del Foro di Mantova. Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Parma nell'aprile del 2016 e nel novembre del 2016 ho iniziato la mia esperienza formativa presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, sempre appunto dell'Università di Parma. Ho scelto questa scuola per utilizzarla come appunto una palestra, un modo per allenarmi in preparazione a quello che era il mio obiettivo, ovvero l'esame di abilitazione alla professione forense. Possiamo considerare questa scuola una palestra in quanto grazie all'elevato numero delle prove scritte, ovvero circa 70 nell'arco di 2 anni, permette di andare preparati su ogni materia e su ogni circostanza alla prova scritta dell'esame di Stato, così come anche per i vari concorsi. Molto utile è il fatto che il ridotto numero degli studenti che partecipino permetta una maggiore precisione nella correzione delle prove scritte, correzione che diventa individuale e quindi permette ad ognuno di noi di capire quali sono i propri punti di forza e quali sono i propri punti di debolezza su cui lavorare. Altra cosa importante è la possibilità che offre questa scuola di poter prendere parte a tirocini formativi presso tribunali, procure e studi legali. Questo permette di avere una formazione ampia a 360 gradi e molto importante sia che si voglia lavorare in un futuro, sia che si voglia lavorare come avvocato, sia che si voglia diventare magistrati, in quanto permette di poter prendere visione dei punti di vista lavorativi anche di altri settori. Buongiorno a tutti, sono Federico Carnevali e mi sono laureato all'Università degli Studi di Parma ad ottobre del 2018. Ho deciso di iscrivermi alla scuola di specializzazione per le professioni legali in quanto vorrei avviare la carriera forense e tentare il concorso di magistratura, con buoni risultati si spera. Quando penso alla scuola di specializzazione per le professioni legali penso a una palestra del diritto in cui i neolaureati possono approfondire le proprie conoscenze del diritto, in modo da arrivare preparati al momento della scelta, e quindi degli esami di abilitazione forense, magistratura, notariato, quello che più vorranno. La scuola di specializzazione di Parma offre un'offerta didattica molto valida, in particolar modo, le prove scritte, che possono essere un utile strumento per gli studenti per poter migliorare le proprie capacità di redazione degli atti e dei pareri. Mediamente vengono fatte 30-35 prove all'anno all'interno della scuola di specializzazione proprio per potenziare e rendere capaci i studenti di compiere atti giuridici in maniera da poter poi dopo essere pronti alla vita che li aspetta. Altre cose che possono essere meritevoli di essere ricordate sono le lezioni tenute dai docenti, professori universitari, magistrati, notai, avvocati, che hanno un taglio prettamente diciamo critico, quindi rivolta alle più importanti problematiche e questioni giuridiche odierne, con particolare attenzione alla giurisprudenza e alla dottrina. Un ulteriore punto di forza della scuola di specializzazione di Parma è la possibilità per gli studenti di intraprendere dei tirocini formativi presso studi legali o presso apparati giudiziari, quali appunto il TAR, gli uffici della Procura, il Tribunale Penale Civile, così da avere il contatto con i magistrati e il personale giudiziario con cui si troveranno a dover lavorare un domani. E questo credo che sia molto utile in previsione futura.